artista. Grazie, grazie a tutti. C'era una signora lì, venga qua, venga qua, dica quello che vuole, tutto. Se poi è da querela, io lo ripeto, tanto io ho l'immunità. Prego. Però io tutto. Io sono una veneta che si è trasferita qui in Abruzzo perché mi piace tantissimo e voglio dire. Abitiamo qui da qualche anno e io sono una cittadina che non andava a votare perché nessuno mi rappresentava, né quando ero in Veneto e neanche quando sono stata qui. Ho votato l'anno scorso per loro perché finalmente ho trovato qualcuno che poteva rappresentare loro. No, assolutamente, anzi, sto facendo proseliti, parlo con tutti e non che in Veneto ce ne sia bisogno, però comunque parlo anche con i miei amici veneti. Grazie di cuore. Ho appena letto un articolo sul Fatto di Vittorio Pasteris che parla della libertà di stampa in Italia. Secondo Reporter Senza Frontiere, appunto nella classifica mondiale della libertà di stampa abbiamo fatto dei passi da gigante, siamo al 49esimo posto, prima di noi il Niger, Haiti, Papua Nuova Guinea, Trinità e Tobago e il Botswana, la Samoa, l'El Salvador, dove ho vissuto, cioè non esiste libertà di stampa in Salvador, il Belize, che è un paesino minuscolo che confina con il Messico e il Guatemala, dove ho vissuto e non pensavo che fossero molto più liberi a livello di stampa di noi, la Giamaica, evidentemente con i cannoni sono tutti con le canne, sono più liberi, poi Andorra, la Slovacchia, veramente il Suriname, da dove viene Seedorf, credo che sia nato in Suriname. Ecco, se noi il giorno in cui destra e sinistra, credetemi, al di là poi il 5 Stelle può piacere o non piacere, ognuno ha le sue idee, dicono che Grillo strilla troppo, anche io critico Grillo, secondo me è troppo moderato, perché io faccio questa critica a Grillo, perché lui non sta sempre là dentro, non vede la mafia negli occhi come la vediamo noi, ed è veramente drammatico stare lì dentro. Ecco, se ci fosse una libera informazione, che i giorni in cui è stato firmato, è stato votato in aula il Fiscal Compact, luglio 2012, da tutti, destra, sinistra e centro assieme, nella totale, come dire, all'oscuro del popolo italiano, l'opinione pubblica, perché nessuno ne ha parlato, in pochi, ci sono dei bravi giornalisti in Italia, ci sono, e sono indispensabili, ci sono giornalisti davvero in gamba, alcuni che rischiano la vita, altri che l'hanno persa la vita per scrivere contro la camorra, come Giuseppe Siani, per esempio, mentre invece oggi in Parlamento la Boldrini tutela e difende l'autista di Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova camorra organizzata, che ci siede, io e De Grosso stiamo vicini, circa 11 metri a sinistra. Non lo so se puzza, francamente non mi ci sono mai avvicinato, perché agli amici dei camorristi noi stiamo lontani. A 25 metri c'è Genovese, il deputato renziano, per il quale la magistratura ha chiesto l'arresto. Pensate se la magistratura avesse chiesto l'arresto, e l'arresto per i deputati deve essere votato dalla Camera per legge, per me. Immaginate se ne sarebbe parlato, non so, per su Al Jazeera, no? Quelli con i turbanti avrebbero parlato, Movimento 5 Stelle ha chiesto l'arresto. Invece è stata data la notizia e poi se ne parla poco. È stato chiesto l'arresto per questo deputato renziano che ha preso 14.000 preferenze in Sicilia, perché a quanto pare, secondo i giudici, si è intascato i fondi europei destinati alla formazione professionale dei giovani siciliani. Cioè, ci rendiamo conto di... non c'è lavoro per i giovani, lo dico ai giovani, qua siamo tanti, doveva essere un aperitivo improvvisato, è diventato un'agora, un aperitivo con gli attivisti è diventato un'agora improvvisata in mezzo alle macchine, meravigliosa. Cioè, questa roba la fa solo il Movimento 5 Stelle. Nessuno dei partiti ha il fegato di scendere in piazza senza scorta. Anzi, oggi Berlusconi mi ha fatto vomitare questa situazione, ho visto un video sul Fatto, è andato ad aprire la campagna elettorale a Milano scortato da tanti carabinieri. Massimo rispetto per l'arma dei carabinieri, però non so, i carabinieri dei quali sono grandi e tanti stanno con noi, perché ci dicono di lato, noi non lo possiamo dire, abbiamo la divisa, ma diciamolo, te lo dico. Il problema sono i vertici, il Viminale che manda le forze dell'ordine straordinarie a difendere quei delinquenti, quei frodatori del fisco, quei criminali che noi abbiamo cacciato a calci nel culo dal Senato, perché questa gentaglia va cacciata a calci nel culo. E scusate se ho detto la parola Berlusconi.
L'informazione è drammatica. Dopo l'episodio dell'Imo Banca d'Italia, in cui noi abbiamo protestato in maniera non violenta, ve l'assicuro, però con forza e veemenza, grazie a Dio abbiamo visto che ci rubavano i soldi nostri. Che facciamo? Uno ci ruba i soldi, diciamo, mi stavo rubando il portafoglio, vabbè, il ladro sta scappando. Abbiamo rincorso i ladri. Non ce l'abbiamo fatta per adesso a riprenderci quei soldi, ma abbiamo rincorso i ladri, abbiamo provato a bloccare quella votazione in ogni modo, abbiamo provato anche a occupare la commissione affari costituzionali in cui si stavano violando le procedure regolamentari, cioè questa è dittatura. E la stampa ha scritto bugia, ha scritto che io avevo il busto di Giolitti e volevo sfondare la porta della commissione affari costituzionali. Non era Giolitti, cioè devono scrivere le cose per me. Falsità, falsità. Se ci fosse stata una stampa libera nella sua interezza nel 2012 e avesse spiegato prima della votazione che cosa significava firmare il fiscal compact, un patto di bilancio, noi tutti ci dobbiamo informare su questo, è importantissimo. E dato che non lo fa e non lo fanno i media di regime, ed è normale che ce l'abbiamo tutti contro, significa che stiamo lavorando bene. Quando governerà il Movimento 5 Stelle, cioè i cittadini, grazie al Movimento 5 Stelle, che sono uno strumento, saranno al governo, e succederà molto molto presto, molto molto presto. Ai giornali di regime gli toglieremo tutti i soldi pubblici, tutti, tutti, fino all'ultimo centesimo. Se fanno un buon giornale lo vendono, se fanno dei prodotti che mentono, chiudono e cambiano mestiere, come fa qualsiasi cittadino in Italia, che se fallisce la sua azienda per colpa sua, non per colpa della crisi, per colpa sua perché non è in grado di fare il suo lavoro, cambia mestiere, così farà. In televisione, alle televisioni private di Berlusconi & Company, gli faremo pagare le tasse come in tutto il resto d'Europa. E andremo in Rai e cacceremo a pedate nel deretano, perché bisogna essere istituzionali, come Di Maio, perché Di Maio... Mia madre mi dice, perché non sei come Di Maio? Mia madre. Se mi fa venire complessi a me Di Maio. Lui è tutto preciso, non per... io non ci vado in televisione, perché io non ho quel self-control di Luigi. Non ce l'ho, Luigi è un mito, un grande, c'ha questa plomb... È bravissimo, si fa la barba 3 volte al giorno. Veramente, preciso, non lo freghi mai, puntuale e calmo. Io non ce l'ho questa calma, io sono per le piazze, infatti non ci vado in televisione. Non ci andrò. Come? Beh, esatto, non ci vado. Dalla gruppa, non ci posso andare dalla gruppa. La Vespa, forse da Vespa, perché paradossalmente Vespa è più corretto magari di un Formigli, no, perché questi di finta sinistra sono più subdoli come i Civati, Cooper, lo fanno credere che il Partito Democratico abbia ancora qualcosa a che fare con Berlinguer, perché lo citano in aula e dicono, ah no, quindi qualcuno che ancora ci casca, siamo 300 in streaming? Ottimo, vedi, altri 300 in streaming. Perché qualcuno ancora c'è, povero Berlinguer che si starà veramente rivoltando nella tomba a guardare i regali che fanno alle banche private, questi che cantano Bella Ciao, che parlano di liberazione, di lotta operaia e regalano soldi alle banche private, soldi nostri. La vergogna della sinistra con il portafoglio a destra. Ecco, questi sono davvero subdoli. Quindi quando vediamo così tanti attacchi, insomma ci sono tante persone qui, ci vedete squadristi, eversori, fascisti, sfascisti, comunisti, stupratori della democrazia, bolscevichi, ci hanno dette tutte anche cose in contrasto una tra l'altra, ci vedete così. Se volete, se c'è un critico, qui uno che ce l'ha col 5 Stelle, non gli piace, venga qua, prende il microfono e parla. Da noi chi vuole criticare, tranquillamente, prende il microfono e parla. Non c'è scorta qua. Non c'è barriera, non c'è intermediario tra un cittadino eletto, un parlamentare della Repubblica, no, un portavoce, e dei cittadini che sono i nostri, per adesso, datori di lavoro. Noi siamo dipendenti del popolo italiano. Dipendenti del popolo italiano. Dobbiamo immaginarci questo, anche troppe foto, troppo divismo, facciamo un selfie. Non ce facciamo i selfie. Se ci pensate, noi dobbiamo rompere queste barriere tra cittadini dentro e fuori le istituzioni. Per questo nasce il 5 Stelle, per distruggere gli intermediari. Perché intermediare è sempre un modo di esercizio del potere. Ecco, se ci fosse questa stampa libera, non sarebbe stato approvato il fiscal compact, non sarebbe stato approvato le leggi porcate di Berlusconi. Sarebbe stato, se tutta l'opinione pubblica fosse davvero stata informata sul fatto che il PD per primo non voleva il conflitto di interessi, ancor più di Berlusconi, perché ha interesse a non farlo, perché è mischiato nelle banche, con le fondazioni di MPS, con i cementifici, con la CMC, le cooperative rosse. Questi sono i veri conflitti di interessi che distruggono. Abbiamo sempre creduto che una legge sul conflitto di interessi, che è fondamentale, guardate che una legge sul conflitto di interessi crea lavoro, perché fa sì che non ci sia un monopolio, non ci sia in tutti i paesi civili e non in Italia, non soltanto perché Berlusconi non la voleva. Noi abbiamo sempre creduto erroneamente, io per primo, che ho votato la sinistra,
che fosse Berlusconi a non volere certi provvedimenti mentre la sinistra ci provava in ogni modo. Non è vero, ormai li abbiamo visti in faccia, fanno finta di litigare in televisione, poi tutti alla buvetta a prendersi il tè assieme, poi c'è, come si chiama quello di Colaninno, quello di... Che, ah, questo, scusa, non voglio essere manco inquadrato, però io voglio dire solo una cosa. Prego. La legge è uguale per tutti, non solo per Berlusconi, che nonostante ha fatto la frode fiscale, con poche, la povera gente che si ammazza, certo, questo vuol dire, certo, la legge deve essere uguale per tutti, assolutamente, infatti, assolutamente. Io ti ammiro, grazie, grazie. Eh sì, il problema, come vedi, hanno fatto tutto un'unica pappa assieme e fanno questa roba assieme. Però voglio dirti, sì, sì. Che grazie, grazie, perché dopo 9 mesi lui sta ancora fuori e c'è la povera gente che per rubare un pochino di riso si fa la galera, sì. Io ho fatto un sacco, alcune ispezioni tra l'altro nelle carceri e la situazione è devastante e veramente noi dobbiamo aumentare le pene per i reati dei colletti bianchi, cioè creare il falso in bilancio deve essere un reato pesantissimo e depenalizzare quei reati, quello che noi già stiamo facendo in Parlamento, dei poveri cristi, uno non può andare in galera perché ruba, perché c'ha fame o per 4 grammi di marijuana, nel senso, cioè, poi io non mi drogo, per l'amor di Dio, ma però consideriamo che reati di pericolosità sociale li fanno i frodatori del fisco, li fanno i corruttori, i corrotti, li fanno i coloro che falsificano bilanci delle aziende, questo è drammatico, non i poveri cristi, come diceva tu. Ha denunciato ragazzo. Andiamo avanti però, signora, dopo parliamo, ok? Perché così se no... Sì, 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 esatto, denunciato un ragazzo per aver rubato due penne. Lo sappiamo, poi perdo il filo e... Dove era? Il PD? Ah, PD. Colaninno si prende il tè, queste sono cose che non lo dite a nessuno perché è un segreto. Colaninno si prende il tè al bar con l'acqua minerale. Diffidate da chi chiede, secondo me un tè con l'acqua minerale, c'è qualcosa di losco. Se uno si può prendere, mi fa un tè con l'acqua minerale? Cioè, ma che persone sono che si fanno il tè con la Ferrarelli? Io da queste piccole cose vedo che c'è qualcosa che non va. Vero? Sì, sì. Insomma, litigano in televisione e poi sì, a braccetto, regolarmente. Magari stanno assieme, hanno parenti assieme nei consigli di amministrazione di quelle società che gli finanziano le campagne elettorali e alle quali poi restituiscono i favori durante la legislatura. Guardate, l'esempio più grande. Io ero andato in missione in Colombia con la Commissione Affari Esteri e sono tornato durante i giorni di approvazione della legge di stabilità, cioè la finanziaria, quella legge con i quali poi grazie ai quali si danno anche dei soldi in giro, gli emendamenti localistici li chiamano, cioè marchette in giro. Per entrare nella commissione bilancio dove si votavano, io ho avuto difficoltà perché c'erano tante persone fuori dalla porta. Chi sono che alla Camera per loro è proibito, possono entrare solo gli onorevoli e i giornalisti parlamentari, altra casta. Erano i lobbisti, cioè persone che portano gli interessi privati di quelle aziende che finanziano le campagne elettorali di questi partiti e poi al momento del bisogno chiedono qualcosa in cambio. Per me quello è stato il momento più basso. Mentre la Presidente Boldrini portava in visita a Palazzo e mostrava le bellezze, i quadri, gli alti prelati della Chiesa Cattolica, io sono cristiano e ex catechista, attenzione, però mi piacciono i preti di periferia, noi gli alti prelati che vanno dalla Boldrini a mostrare il presepio fatto dai bambini poveri, no? Quest'ipocrisia becera. Mentre la Boldrini faceva questo tour a Palazzo, il Palazzo era infestato come il Tempio di Gerusalemme all'epoca di Gesù Cristo da questi mercanti che mercanteggiavano, spingevano i deputati del PD e di Forza Italia. Questo è l'emendamento, fammelo passare, ricordati che io ti ho finanziato la campagna elettorale. Questo è il meccanismo. Io ho avuto conati di vomito e ho capito che questa gente, come Gesù Cristo nel Tempio di Gerusalemme, vanno presi a calci nel culo, cacciati via a calci nel culo. Questo devi fare. Non c'è dialogo con queste persone, per quello dico che Beppe è troppo moderato. È troppo moderato. Dovrebbe, secondo me, strillare un pochino di più Beppe, cioè non pensate che parli troppo sottovoce Beppe Grillo. Secondo me sì. Quando ci sta in mezzo alla mafia vera, quella che non uccide forse più con la lupara, anche se recentemente la mafia ha ammazzato un bambino in Calabria, e il Presidente della Repubblica ancora non corre a testimoniare nel processo sulla trattativa Stato-mafia e non dà una mano ai giudici di Palermo, anzi mette i bastoni tra le ruote al processo più importante forse degli ultimi anni, quello che ci devi dire chi sono i responsabili di un patto di sangue tra lo Stato e la mafia. Diceva Borsellino che Stato e mafia sono due poteri che si spartiscono un territorio, o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Questi partiti indecenti si sono sempre messi d'accordo con la mafia, noi a costo di perdere la vita gli facciamo la guerra fino all'ultima conseguenza.
Questo è il Movimento 5 Stelle. Ora ci sono tante persone qua, dateci una mano per gli europei, diffondete soprattutto i temi, non dite votate il Movimento 5 Stelle, il voto, come diceva prima Sara, è automatico, viene automaticamente. Diffondete soprattutto i contenuti, fategli vedere dei video, mostrategli il nostro programma, fategli vedere chi ha votato cosa. Soprattutto se andate sul sito della Camera, si vede chi ha votato cosa. Giudicate il Movimento 5 Stelle non in base a quattro chiacchiere da bar o da giornali, ma in base a quello che vota in aula. In fondo un parlamentare della Repubblica è pagato per votare. Giudicateci sui voti, cioè ho votato questo sì, questo no, qua mi sono astenuto, giudicateci su questo e mostrategli questo a tutti gli elettori spesso disinformati da questa macchina della disinformazione di massa che è la televisione. Poi votare il Movimento 5 Stelle sarà una cosa automatica, perché qualsiasi cittadino con sale in zucca sa che oggi non possiamo buttare 2,6 milioni di euro al giorno in Afghanistan per una guerra che non è nostra, o comprare F-35 quando c'è bisogno di reddito, o di alzare le pensioni minime, o pagare pensioni vergognose ad Amato, a questo becero giudice costituzionale con un passato torbido, che guadagna migliaia e migliaia di euro di pensione e dicono non possiamo tagliarle perché sono i diritti acquisiti. Ma perché dei pensionati che devono andare in pensione a 70 anni non so diritti acquisiti, gli esodati, i disoccupati non hanno diritti acquisiti, si vergognassero, però gli arriva una scoppola a maggio, che se la sogneranno di notte, fateci caso, sì, è incredibile quello che succederà a maggio, a patto che ognuno di noi si faccia il mazzo, ognuno si deve assumere la responsabilità, noi dobbiamo essere un popolo sovrano, determinato e informato, cioè dobbiamo finire di delegare e sentirci orgogliosi di essere italiani, perché io mi sento orgoglioso e fiero di essere italiano, perché se vedo così tanta gente a Vasto qui di sabato pomeriggio per un agorà così in mezzo alle macchine, cioè torniamo veramente a impossessarci della politica, che è la più bella attività che un essere umano possa fare, sentirci orgogliosi e trasmettere soprattutto questo entusiasmo, questo sogno, far percepire ai cittadini, agli scettici, che c'è una speranza incredibile, che sono dei cittadini normali, incensurati, senza mafia, massoneria alle spalle, senza gruppi di potere, senza gruppi industriali. Con 144 euro io ho speso di campagna elettorale, che come sono entrati in Parlamento hanno fatto tutto quello che avevano detto in campagna elettorale, così faranno a Bruxelles, tutto. E se prendiamo un voto in più del PD creiamo una crisi di governo, andiamo al voto politico. E se si va al voto politico e vinciamo, metà di questi si dovranno trovare un lavoro e l'altra metà andranno in galera. Vinciamo noi! Vinciamo noi! Grazie a tutti e sostenete Sara, davvero importante fare rete tra Abruzzo, Parlamento italiano, i comuni abruzzesi, la regione Abruzzo, di là ci sono, gli altri candidati sono indagati o rinviati a giudizio, cioè vi rendete conto? Cioè Sara è sconosciuta alle procure è sconosciuta, come dice Beppe. Grazie a tutti, fatevi il mazzo, mi raccomando, certo, venga solo. Posso dire una cosa? Mica siamo dal PD che te fanno parlare. Sono il marito della Veneta. Come bravo! Io voglio dire solo una cosa. Questi ragazzi, l'ha detto prima anche lui, sono degli eroi. Sono gli eroi del... di quale secolo? Il ventunesimo. Questi sono entrati in Parlamento e finalmente ci hanno fatto capire cosa succede là dentro. Prima non sapevamo niente di quello che succedeva, le manfrine, gli inciuci, sì, ne sentivamo parlare ma non eravamo informati. Per cui veramente meritano tutto il nostro appoggio, lo voglio dire perché lo voglio dire, è da un casino di tempo che lo volevo dire, poi alla loro presenza perché se lo merito. Io ho un amico che è senatore del movimento, che è Gianluca Castaldi, che è un grande, vi dico una piccolissima cosa, ci sentiamo una volta alla settimana per sapere come va, eccetera, se lo chiamo e non risponde e vede che ho chiamato, mi richiama immediatamente, ma chi cazzo lo fa degli altri una cosa del genere? È un senatore oltretutto, prova a telefonare un senatore renzianino. Prova. A Gasparri vi do il numero, lo chiamate, lo chiamate. Segnate, non ce l'ho, ti pare c'ho il numero di Gasparri. Ma grazie a voi. Volevo dire una cosa, secondo me lui sbaglia. E poi scappiamo, scusate, niente foto, dobbiamo scappare, aiutateci, dobbiamo correre a Chieti, quindi. No. Vabbè, abbiate pazienza con queste foto! Esatto, fate, copiate con Photoshop e vi mettete così con.
Non è vero che siamo degli eroi, stiamo solamente facendo il nostro dovere, solo il nostro dovere. E tutte le persone qui, i futuri parlamentari, credetemi, stanno qui stasera in piazza, i futuri consiglieri regionali in Abruzzo, senatori della Repubblica, parlamentari, magari il futuro Presidente della Repubblica è una persona qui che ha più di 50 anni, è una persona onesta, perché serve solo l'onestà per fare politica. Siete voi, siamo noi, cioè i futuri parlamentari saremo, siamo questi di questa piazza, ma chiunque è onesto farebbe quello che stiamo facendo noi in Parlamento. Nessuno, adesso qualcuno di noi è più conosciuto perché è andato in TV, ma non funziona nulla questo. Cioè stiamo portando avanti un programma e il movimento è questo, è un passaggio di testimoni, di consegne. Oggi magari ci stiamo io, Del Grosso, Di Maio, in regione ci sarà Sara, ma poi ci starete voi. Cioè questa è la logica della politica, non professione ma servizio civile limitato nel tempo, e questa è l'enorme rivoluzione del Movimento 5 Stelle. Vi saluto, scappiamo a Chieti, diffondete, se vi va domani sera a Pescara facciamo il botto, saremo una marea, per cui se vi va di venire c'è anche Obama, Papa Francesco e Michael Jackson e Gorbaciov, ci sarà una marea di gente. Se voi alle 18:30 in piazza Salotto, 19 abruzzese, 19 in piazza Salotto, venite, portate gente, e chi non porta gente è come Gasparri. Ciao a tutti, ciao.